Benvenuti al consueto appuntamento con città, associazioni, istituzioni. Il tema di questa puntata: l'importanza dell'informazione. Ne parliamo con il nostro ospite Claudio Silvestri, componente della giunta esecutiva nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, nonché segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania. Grazie di aver accettato il mio invito. Io Grazie a però te. Vorrei fare una piccola premessa, cioè sull'importanza della informazione che sancita dell'articolo 21, che sancisce appunto la libertà di parola e stampa. Questo significa che nessun cittadino italiano può essere perseguitato per avere per reso pubbliche le proprie idee. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura. Qualcuno potrà dire: ma in questa situazione dove c'è una guerra in atto, una situazione anche economica difficoltosa, un'inflazione che cresce, grossi problemi di carattere sociale e lavorativo qui in Italia, che ci importa dell'informazione? Diciamo che l'informazione è un elemento fondamentale della democrazia di ogni paese, e dove l'informazione non è libera ci sono problemi veramente seri. Per fare un esempio molto banale e che è accessibile a tutti, la guerra in Ucraina. Vediamo che per la prima cosa che ha fatto Putin è quella di controllare l'informazione attraverso delle leggi speciali che limitano appunto la libertà. Questo perché senza un'informazione libera, senza dei giornalisti che possono esprimere liberamente la loro opinione, quindi la critica nei confronti del governo, è evidente che quel governo ha più facilità di avere le mani libere su qualsiasi cosa. Questo giusto per fare un esempio. Per quanto riguarda il nostro paese, la libertà di informazione non è affatto un tema scontato, nonostante l'articolo 21 della Costituzione, come tu hai detto, sancisca questo diritto sacrosanto. In realtà leggi successive o omissioni successive hanno evitato che questo diritto fosse davvero sancito nel nostro paese, tant'è vero che l'Italia nella classifica internazionale della libertà di stampa si trova soltanto al 41esimo posto dopo altri paesi come il Burkina Faso, che è il paese più povero del mondo, quindi ci si aspetta. Ritornando alla questione dell'informazione, è diventato questo un mestiere non solo, insomma, molto pericoloso. Vediamo, per esempio, non ultimo, non sul campo di battaglia, ma anche sul campo di battaglia lì in Ucraina, ci sono stati dei colleghi che hanno perso la vita. Non ultima, però, questa nostra collega in Cisgiordania, che è stata purtroppo, insomma, ha perso la vita facendo il proprio quella una questa collega di Al Jazeera. Quindi è diventato un mestiere, diciamo, pericoloso, e nel stesso tempo, riguardante quelli che sono i problemi di carattere nazionale, anche, diciamo, difficile dal punto di vista contrattuale. Ci sta questa situazione del precariato che ormai è diffusissima, che No, chiaramente ma il coincide. tema è chiaramente sono tutti aspetti collegati. Tutti questi elementi che tu stai citando contribuiscono chiaramente a rendere un'informazione veramente libera oppure no. L'Italia si trova al 41esimo posto proprio perché alcune garanzie non ci sono. Tu hai detto il precariato, effettivamente questo è uno degli aspetti. Se un giornalista guadagna 3 euro per scrivere un pezzo, è evidente
che in questo caso l'informazione libera non è garantita. Dal governo noi chiediamo e ci aspettiamo finalmente un regolamento per l'equo compenso, che è una legge approvata qualche anno fa, ma che per i giornalisti ancora non può essere attuata perché non è stato scritto questo regolamento. E avere un compenso equo per i giornalisti è già un inizio, ecco. Poi ci sono altri elementi, tu parlavi delle aggressioni. In Italia, come sai, c'è un fenomeno diffusissimo, è quello della criminalità organizzata, che minaccia tantissimi colleghi e li limita nelle loro funzioni. Ti voglio ricordare che solo in Campania abbiamo ben 5 colleghi sotto scorta armata per le minacce della camorra. Solo 4 sono nella provincia di Caserta per le minacce dei casalesi, 1 Arzano per le minacce del clan Monfregolo. Quindi anche quello delle minacce fisiche è un altro aspetto che limita la libertà di stampa, ma ce n'è ancora un altro che invece riguarda soprattutto la politica, ed è quello delle querele temerarie. Come si va a fermare un'inchiesta? Semplicissimo, basta presentare una denuncia presso il comando dei carabinieri, verso la questura oppure in procura, dicendo che un giornalista, scrivendo un articolo, mi ha diffamato. Questo che cosa comporta? A chi denuncia, nulla, perché quella denuncia non costa niente, neanche il costo di una marca da bollo. Per chi invece deve difendersi da quella denuncia, costa come minimo le spese legali, quindi le spese dell'avvocato. E se teniamo conto che molti siti che fanno informazione sono piccolissime realtà editoriali che riguardano territori piccolissimi, un piccolo quartiere, un piccolo comune, e quindi fanno queste attività con risorse limitatissime, anche la spesa di un avvocato può essere un limite enorme per continuare un'inchiesta. E pensiamo invece a più alti livelli, questo che cosa può comportare. Se io faccio una richiesta risarcitoria di 100.000 euro, un giornale può ben guardarsi dal continuare un'inchiesta. Ecco, noi sempre come Federazione della Stampa chiediamo da anni che venga fatta una legge sulle querele, quelle che noi chiamiamo querele bavaglio, che non sono solo querele, sono anche citazioni in sede civile, che pongano un limite a questa libertà di poter denunciare anche senza alcun fondamento. Che cosa chiediamo? Che chi denuncia senza alcun fondamento venga punito con una pena risarcitoria, nel senso, se io chiedo 100.000 euro a un giornalista attraverso una denuncia che è evidentemente temeraria, dovrò versare parte di quello che ho chiesto allo Stato. Ecco, questo potrebbe essere un limite importante per garantire una libertà maggiore. Però questo fenomeno ha raggiunto veramente dimensioni preoccupanti, che rendono veramente complicato il nostro lavoro. Ecco, sulla questione della diffusione delle notizie c'è una riflessione che viene fatta sulla questione della presunzione di innocenza, che è un caposaldo della democrazia, però la Federazione Nazionale Stampa questa questione sta diventando un pretesto per impedire la diffusione delle notizie e quindi nega il diritto dei cittadini ad essere informati. Questa è un'altra questione che è stata anche affrontata dal direttivo nazionale da voi. Sì, il problema è che in Italia qualsiasi legge, qualsiasi norma diventa un pretesto per limitare la libertà di stampa. Per esempio, faccio esempio su tutti, la legge sulla privacy che noi abbiamo diciamo acquisito, che il Parlamento ha approvato in base a una norma europea, oltre a recepire la norma europea, aggiunge delle cose che poi finiscono per limitare la libertà di stampa. Quindi
diciamo che c'è una volontà da parte della politica di voler controllare l'informazione o comunque mettere chi fa dell'informazione nelle condizioni di non poterlo fare nel miglior modo possibile. Il fatto che queste leggi restino le leggi che a nostra tutela restino nel cassetto per anni la dice lunga, insomma, su questo atteggiamento. C'è anche un rapporto, diciamo che non idilliaco, tra la stampa in generale e quelle che sono le fonti di informazione che dovrebbero essere le forze dell'ordine. Ecco, per esempio, c'è stato questo episodio di tempo fa, un omicidio che era stato tenuto nascosto per 10 giorni e questo significa una limitazione della libertà di informazione. Sì, Cioè, diciamo questo, come mai si è che verificata anche questa situazione? il nostro ordinamento prevede per i procuratori un potere eccezionale che può limitare fortemente la diffusione di notizie alla stampa attraverso appunto il controllo di tutta l'attività giudiziaria che viene effettuata sia dai carabinieri, dalla polizia, dalla Guardia di Finanza. E questo succede in molti territori e sta diventando un fenomeno sempre più diffuso. A Napoli l'abbiamo sofferto in maniera particolare perché c'è un fraintendimento importante sui ruoli istituzionali. Nel senso, io credo che la Procura e le forze dell'ordine debbano invece che preoccuparsi del cosa si può dire e cosa non si può dire, che è un problema che riguarda esclusivamente i giornalisti, dovrebbero preoccuparsi di svolgere il proprio compito e di essere nel sistema di informazione quello che sono sempre stati, cioè una fonte dell'informazione e non attori dell'informazione. Nel momento in cui un procuratore, un questore, decidono quali notizie devono circolare e quali no, capiamo che stiamo attraversando un territorio, un campo veramente minato. Voglio ricordare che il periodo della storia in cui queste notizie sono state sotto fortissimo controllo è stato un periodo molto buio per la nostra democrazia, anzi, un periodo in cui la democrazia non c'era più nel nostro paese. C'è stato un forte richiamo anche da parte del presidente Mattarella su disuguaglianze e informazione, non solo. Quindi ci sta questa sensibilizzazione anche da parte del capo dello Stato, ma anche l'Unione Europea, a proposito del Parlamento, per combattere la disinformazione. Quindi questa è un'esigenza che nasce non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Ma noi abbiamo ospitato in Campania una delegazione di giornalisti europei che sono venuti a verificare sul posto proprio tutte queste criticità di cui abbiamo parlato fino adesso. Ed è evidente che quello dell'informazione è un problema che riguarda tutti. Tu hai parlato di disinformazione, di disuguaglianze, sono due aspetti, diciamo, dell'informazione. La disinformazione è un problema serissimo che riguarda l'inquinamento proprio delle notizie, diffusione di fake news, e questo è un elemento che si può combattere solo attraverso il giornalismo professionale, quindi nella difesa del nostro ordinamento, di quello della nostra professionalità. E il nostro ruolo è stato importantissimo, per esempio, durante la pandemia, no? Nel limitare questa marea di fake news. Poi hai parlato di diseguaglianze. Il problema di diseguaglianza è un altro problema ancora che riguarda l'informazione, che comunque sempre la nostra professionalità nel parlare adeguatamente di alcuni temi. Mattarella faceva riferimento nella giornata dell'homo transfobia a questo aspetto, quindi nel parlare della diversità senza evidenziare le differenze in senso negativo. Ecco, questo è un aspetto. Oppure per quanto riguarda
l'universo femminile, la violenza sulle donne. Anche su questo è importantissimo avere un linguaggio corretto. Qualche anno fa abbiamo stilato un decalogo del Manifesto di Venezia, nel quale invitavamo i colleghi giornalisti a rispettare delle regole quando si parla di violenza sulle donne. Uno degli aspetti più importanti, per esempio, è non colpevolizzare le vittime, che è un elemento che emerge o è emerso moltissimo, diciamo, nel trattare questi argomenti. Noi abbiamo la responsabilità delle parole, e che è una responsabilità enorme, quindi dobbiamo farlo nel modo più professionale e corretto possibile. Quindi in questo, diciamo, nel trattare le disuguaglianze, nel trattare la violenza, sono soprattutto i giornalisti che devono stare attenti, e siamo soprattutto noi al nostro interno a dover fare autocritica dove è necessario. Ecco, sulla questione proprio della professione, considerando, ecco, il modo, il precariato non solo, e quanto viene percepito nell'ambito del lavoro giornalistico, questo mette in evidenza anche un altro aspetto, quello della formazione, una formazione continua e specializzata per coloro i quali vogliono o stanno lavorando in questo settore. Penso che la formazione obbligatoria sia necessaria per chi fa questa professione, anzi io penso che per l'accesso alla professione debba essere obbligatoria una formazione universitaria, cosa che adesso per esempio non lo è ancora, però è molto importante che ci siano persone qualificate già all'ingresso, nel senso già chi comincia a fare questo lavoro deve avere una preparazione molto alta. Ecco, l'impegno del sindacato in questo settore, nel settore della, a parte vabbè, la tutela dei colleghi giornalisti, ma anche sull'aspetto formazione. Sì, noi siamo impegnati per quello che possiamo, diciamo che questo è un aspetto che riguarda più l'ordine dei giornalisti che del sindacato, però almeno per quanto riguarda il nostro territorio, la Campania, ci stiamo attrezzando per garantire ai colleghi una formazione professionalizzante, cioè una formazione utile ad affrontare il lavoro di tutti i giorni, nell'utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi strumenti digitali, dei social network, e visto che la nostra professione è molto cambiata, quindi non c'è più il giornalista che scrive soltanto, ma è necessario avere competenze nell'utilizzo di più piattaforme, è evidente che i colleghi debbano aggiornarsi anche sull'utilizzo di queste piattaforme, questo è un aspetto importante. Ecco, sul web ormai navigano un po' tutti e vediamo anche dei siti che diciamo non sono suffragati da persone le quali sono competenti. Come combattere, anche perché molto spesso ci sono anche delle fake news, cioè delle notizie false, delle notizie non veritiere. Sì, da questo punto di vista il web è ancora un mare pericolosissimo e difficile da controllare. È evidente che sia necessario intervenire soprattutto sui social network, che sono degli strumenti gestiti comunque da dei soggetti precisi su quali si può intervenire, e questo è un aspetto importante. Per quanto riguarda invece i giornali che continuano ad aprire sul web le loro finestre, lì è un po' più complicato, però visto che il veicolo maggiore di diffusione delle notizie sono i social network, rappresentano questi anche lo strumento più importante per garantire un'informazione corretta e il controllo dei canali dell'informazione, cioè possiamo verificare se quei siti di informazione online siano effettivamente qualificati o meno, se ci lavorano
dei giornalisti o meno, insomma, ecco, questi sono tutti aspetti che possono essere verificati, ma servono delle iniziative da questo punto di vista. E io volevo fare un'osservazione, era quella che riguardava appunto la carta stampata. Purtroppo la carta stampata sta scomparendo e vediamo sempre di più, cioè, questa presenza appunto sul web di strutture, di giornali, eccetera. Quindi questa è una realtà che crea ancora maggiori preoccupazioni per quanto riguarda l'occupazione. E penso ci debba essere anche un'alfabetizzazione digitale. Allora, la premessa è che la carta stampata è vero che in crisi, ma è ancora l'elemento che porta più soldi nelle aziende editoriali, seppure è un settore in forte perdita. Ed è destinato a trasformarsi completamente. In Italia non sono stati aperti percorsi virtuosi come negli Stati Uniti, ad esempio, dove c'è stata la rivalutazione di questo strumento con la conversione, di molti giornali. Per quanto riguarda le imprese editoriali italiane, è sempre prevalsa la teoria dell'aiuto di Stato, ecco. L'obiettivo è sempre stato tagliare più che investire, tagliare sul personale chiaramente, ecco, e quindi facendo ricorso ai prepensionamenti, agli ammortizzatori sociali. Bene. Abbiamo bisogno di imprenditori più dinamici che portino nel settore delle idee importanti. Ecco, questo non avviene ancora. Abbiamo sforato abbondantemente, però 20 secondi soltanto. Un consiglio per i ragazzi, per i giovani che vogliono intraprendere questo lavoro. Guarda, in via teorica questo lavoro è sconsigliabile a tutti, però chi lo vuole fare deve avere tanta passione, tanta forza di volontà e mettercela tutta, proprio perché è molto più difficile farlo adesso che qualche anno fa. Grazie a Claudio Silvestri, componente della Giunta Esecutiva Nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana e segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, e a voi tutti da casa di averci cortesemente seguito.